Chiara Sole Pezzato è la giovanissima autrice de I Guardiani del Vento, un corposo libro fantasy che racconta le avventure di tre ragazzi impegnati a combattere Zoran, distruttore delle terre di Celizio, per restituire la pace al popolo dei Tebei. In questa intervista Chiara Sole ci parla meglio della sua opera e della sua passione per la scrittura. Ci parli un po' a questo punto della sua vita, che, come ha dichiarato, è stata caratterizzata da sempre da un'enorme passione per la scrittura. Allora, io ho iniziato a scrivere, ero molto piccola, Sì. già dall'asilo, facevo delle piccole storie, storielle, dei piccoli racconti, sembrava anche assurdo. Dopo, invece, quando sono andata alle medie, da là, facendo i primi test a scuola, i primi incontri, le prime cose, ho iniziato a scoprire proprio che ero in grado anche di fare un qualcosa di più. Infatti, i miei temi erano sempre lunghissimi. I professori erano addirittura non sconvolti, però erano veramente molto stupiti da questa cosa, che facevo temi lunghissimi, proprio mi prendeva anche a casa, li continuavo, facevo sempre storie e racconti. Ma come e quando, diciamo, ha deciso di dar vita a questo romanzo, I Guardiani del Vento? Allora, il racconto era nato da un tema scolastico che ho fatto in terza media. Sì. E quel tema mi aveva talmente preso, avevamo iniziato a fare i vari temi, giallo, fantasy, tutte le altre specialità, e questo tema fantasy mi aveva preso tantissimo. A casa avevo pian piano iniziato a scriverlo, a continuare, e un po' alla volta i personaggi sembravano addirittura prendere vita e sentivo il bisogno di dover scrivere ogni giorno, e dopo un po' alla volta si è trasformato in un romanzo, e con l'andare degli anni, anche crescendo, ho sempre continuato a riscriverlo, a sistemarlo, a farlo leggere a professori e amici. E alla fine è diventato il libro che adesso è stato pubblicato. E a parte questi già elencati, ci sono degli altri motivi che l'hanno spinta a scrivere questo testo? Beh, altri motivi sì, perché come avevo già detto anche a voi precedentemente, la scrittura per me è sempre stato anche un mondo in cui rifugiarmi in vari episodi, momenti della vita della persona dove chiunque cerca di rifugiarsi da qualche parte. Per me il mio rifugio è stato proprio la scrittura. In questo mondo potevo praticamente essere me stessa, scrivere le mie idee, i miei sentimenti. Io, se ero arrabbiata, scrivevo di odio e di altro. Se ero felice, scrivevo di bei avvenimenti. Dovevo sempre esprimere ciò che provavo tramite carta e penna. E ancora oggi lo trovo l'unico modo per sfogarmi dal tutto. Quindi, come abbiamo detto, diciamo, questo testo è stato scritto durante, scritto, perfezionato, rifinito in 7-8 anni, se non sbaglio. Avevo Giusto? iniziato in terza media, dopo un po' alla volta, anche con la scuola crescendo, anche il modo di scrivere è cambiato e tutto quanto. Ogni volta lo riscrivevo, l'ho risistemato, infine è venuto fuori il testo che c'è adesso. Ma c'è un ricordo particolare legato alla stesura di questo suo libro? Sì, sicuramente sì. Ed è stato in terza media, quando Sì. ho detto al mio professore di italiano che avevo fatto questo tema, questo racconto lunghissimo, che erano circa 250 pagine di foglio protocollo. Il professore mi aveva guardato con gli occhi sbarrati, terrorizzato, e mi aveva detto: "Ma dovrò mica leggerlo tutto quanto?" E ha sconvolto, e là è stata una roba che mi è stata molto impressa. Infatti adesso vorrei ritrovare quel professore per potergli dire che finalmente ce l'ho fatta. Quali sono i suoi progetti per il futuro? Dopo questa pubblicazione ha in cantiere altri testi? Ha dei testi su cui sta lavorando? Sì, al momento sto lavorando al continuato dei Guardiani del Vento e spero in futuro di continuare a scrivere, di poter pubblicare anche i romanzi, sia sempre di fantasy o anche di altro. Comunque continuare a scrivere, questo sicuramente. Concludiamo l'intervista con una domanda che io faccio sempre ai nostri autori. Chiedo di riassumere in una frase cosa rappresenta questo libro per lei e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori. Allora, per me significa tutto quel libro, cioè, per me è veramente tutto quanto, tutto il mio impegno, tutta la mia passione per scrivere, tutto me stessa c'è in quel libro. E spero che per gli altri possa essere un qualcosa di speciale, di importante anche per loro, magari anche un rifugio per quelle poche persone speciali che potrebbero capirlo.
I Guardiani del Vento, di Chiara Sole Pezzato, è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it.